cena fatta qui a Reggio tra 80 imprenditori calabresi. Mi sentite? Una cena tra 80 imprenditori calabresi, e a questa cena c'erano dei personaggi molto noti alle procure. C'era un certo Nicolino Sarcone, condannato l'anno scorso a 8 anni e 8 mesi per associazione mafiosa, un andraghetista. Poi c'era il fratello Giuseppe Sarcone, grande, che ha favorito la latitanza di Francesco Frontera del clan Grande Aracri. E poi chi c'era a questa cena? A questa cena c'era un assessore che si chiama Giuseppe Pagliani. E io torno qui un anno dopo e questo qua ve lo ritrovate candidato capolista alle amministrative di Reggio Emilia per Forza Italia. Questi sono i premi che... E questo Giuseppe Pagliani, poveretto, era lì a sua insaputa, perché è la nuova sindrome, no? Vi ricordate? L'ha iniziata Scajola con la sua casa al Colosseo, la sindrome dell'insaputo. Poi ha coinvolto Alfano con il caso Shalabayeva, poi ha coinvolto Renzi. Oh, Scajola ieri l'hanno arrestato. Sa mai che porti bene la sindrome dell'insaputo. E comunque, ragazzi, e tutti voi, il punto è che ormai l'incensurabilità nei partiti è diventata un'eresia. E allora noi cosa abbiamo fatto in Parlamento? Abbiamo depositato una proposta di legge per le ineleggibilità e le incompatibilità, ma soprattutto, notizia delle notizie, dopo 20 anni finalmente, in questi giorni alla Camera si sta discutendo in Commissione Affari Costituzionali la legge sul conflitto di interessi a prima firma Riccardo Fraccaro, Movimento 5 Stelle. Lascio dicendovi un'ultima cosa che è importante ricordare. Il 9 maggio di 36 anni fa è stato ritrovato il corpo di Aldo Moro, ma cosa molto più importante, hanno ammazzato Peppino Impastato, un ragazzo che si era deciso e ha avuto il coraggio di combattere la criminalità organizzata, di combattere Tano Badalamenti, di combattere la mafia che c'era in Sicilia. Vi chiedo solo una cosa, facciamo un appello a questa piazza stasera, tirate fuori anche voi tutto il vostro coraggio, perché la criminalità organizzata non la possiamo far combattere solo dalle procure, non la possiamo far combattere solo dai prefetti, dalle prefetture con le interdittive antimafia, non la possiamo far combattere solo dalle camere di commercio che monitorano, la criminalità organizzata bisogna combatterla tutti insieme, tutti noi cittadini, e la politica deve sapere. Se e quando la politica sa, deve agire. Per questo, come parlamentari 5 Stelle, abbiamo chiesto che la commissione antimafia, di cui io faccio parte insieme ad altri colleghi come Elisa Bulgarelli, venga qui a Reggio Emilia, perché qui non avete più le infiltrazioni, qui la presenza della mafia c'è, e per combatterla, come vi ho detto, c'è bisogno di tutti noi insieme. Tra 30 chili di dinamite. Grazie signori. Signori, adesso senza dare nell'occhio, non dite a nessuno che siete stati qua. Se vi chiedono cosa avete fatto, un giro. Andate, spargete il verbo e il 25 di maggio vi facciamo un culo così. Grazie a tutti.